L'ultimo momento, io voglio ringraziare innanzitutto i veri destinatari di questa manifestazione, che sono stati i protagonisti, i destinatari, il testimone del futuro, il testimone anche del futuro dei prossimi tre secoli, che sono dei giovani che ha collaborato, contribuito, ma che è proprio il destinatario finale di quello che si sta, questo discorso tra grandi, molto fragrante, molto anche detto per addetti lavori, diciamo così. Volevo qui qualcuno del forum per salutare. Sì, sono Simona e Ilaria. Simona e Ilaria. Mi dispiace che molti ragazzi purtroppo sono andati via, spero che la fatta paura, arriva tutto. Simona De Martino, sono presidente elettiva del forum della giovincia di Casola. Che cos'è questo forum? Ce lo chiediamo un po' più giovane. Certo. Che cos'è? Allora, non è altro che un organismo di partecipazione che riguarda tutti i cittadini. In particolare, i ragazzi tra i 16 e i 29 anni, e ha come fine l'essere una cerniera, un tramite tra i giovani e le amministrazioni locali, i giovani e le istituzioni. Sarò breve, insomma, poi per eventuali interventi, poi insomma ci vediamo sulla rete, siamo disponibili. Allora, il forum è formato da un'assemblea plenaria, da una giunta, e noi ci siamo praticamente organizzati in alcune commissioni. Commissioni che abbracciano tematiche di vario genere, dalle donne, dalle varie opportunità, dal lavoro, all'ambiente. Queste commissioni, abbiamo fatto anche presente una bozza programmatica, che tra l'altro è stata anche approvata in giunta, in cui venivano delineati un po' le nostre iniziative e un po' i nostri progetti, alcune delle quali già sono state affrontate. Non so se qualcuno ha partecipato al disco degli estate, che si è tenuto a gennaio, molte delle quali sono in progetto, tra cui il bando del logo. Il bando del logo, che è ancora in corso, potete trovare notizie sul comune di Catoria. Il bando è nato dal fatto che noi non abbiamo un logo, noi del forum non abbiamo un logo, ci sembrava carina, simpatica come idea far pubblicare questo bando e far partecipare i giovani. Ricordo, giusto per stimolare un po' la partecipazione, abbiamo anche cimitario anche al vincitore un computer portatile, quindi magari andate sul sito più informate, anche perché la scadenza è stata prolungata fino al 30 marzo, quindi c'è ancora tempo. Abbiamo un programma, un curriculum day, in cui verrà spiegato questo approccio a questo curriculum europeo. Questo famosissimo curriculum europeo in cui noi spesso non sappiamo né come scriverlo, né come
storia è sicuramente sua di grandissima importanza, che entra in vigore grazie alla legge 405/65, una legge che cerca proprio di tutelare, di affiancare le donne e i minori, che molte volte sono la catena più debole della società. Ma non solo, perché la legge appunto afferma che il consultorio è l'istituto a disposizione di quella che è la più ampio consenso di famiglia, svolge una serie di compiti di grandissima importanza, diciamo prima per le violenze, gli abusi, ma non solo. Anche i compiti del maturale della stazione di urgenza, non ce ne volontà di gravidanza, per adozione e affido, una serie di compiti che comunque aiutano sicuramente le donne, e oggi una forza anche le giovani donne del nostro territorio. Quindi noi poi speriamo e ci sentiamo che il consultorio è una serie composta a raggiungere questi importanti obiettivi. Ma dovrà costituire l'asse di un nuovo patto